Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono emersi dati allarmanti nei giorni scorsi dal report 2022 su povertà ed esclusione sociale di Caritas Italiana dal titolo L'anello debole. Il dato abruzzese segue assolutamente, purtroppo mi verrebbe da dire, il dato nazionale, ha detto il direttore della Caritas Diocesana di Pescara Penne, Corrado De Dominici, in un'intervista alla nostra emittente e alla porzione.it, il notiziario online della nostra arcidiocesi. Pensando a quelli che vengono identificati come poveri di prima generazione, ha aggiunto, il dato italiano si attesta intorno al 41%, quello relativo al sud del nostro paese si attesta intorno al 47% e la media dell'Abruzzo Molise è del 44%. Quindi il dato regionale è perfettamente in linea con il dato nazionale, mentre ad esempio sulla povertà intergenerazionale il dato italiano è del 59%, quello del sud Italia è al 52%, e come Abruzzo Molise ci inseriamo anche lì in linea mediana, essendo al 55,9%. Siamo quasi al 56%. Migliorano notevolmente i dati sui tempi di attesa in Abruzzo per quanto riguarda gli interventi chirurgici in classe A e quanto certifica l'Agenas, che è l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, nel rapporto in cui mette a confronto i dati del 2019 con quelli dei primi sei mesi del 2022. Per quanto riguarda i tumori maligni si registra un miglioramento del 14,5% dei tempi di attesa, secondo in Italia alle spalle della Val d'Aosta con il 19,5%. E davanti alla Toscana con il 13,4% e alla Lombardia con il 9,6%. Nella nostra regione il termine di 30 giorni per eseguire l'intervento chirurgico viene rispettato nel 79,2% dei casi gestiti dalle strutture pubbliche e nel 91% di quelli presi in carico dal privato convenzionato, posizionandosi rispettivamente al settimo e al nono posto nel paese. Sul fronte degli interventi urgenti per malattia cardiovascolare il termine dei 30 giorni è rispettato nell'84,8% dei casi nelle strutture pubbliche, settimo posto in Italia, e nel 99,1% dei casi nelle strutture private, secondo posto in Italia. Segnali positivi arrivano anche sui numeri delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Fatta eccezione per la Toscana, tutte le altre regioni italiane nei primi sei mesi del 2022 registrano una flessione rispetto allo stesso periodo del 2019. In Abruzzo la variazione è pari a meno 12,92%, dato che si posiziona all'ottavo posto in Italia tra quelli del Veneto, meno 13,07%, e dell'Emilia-Romagna, meno 12,26%. Il saldo della mobilità sui ricoveri nel 2021 si attesta su un passivo di 49 milioni e mezzo di euro, il sesto posto in Italia, compreso tra la Liguria, che fa registrare meno 60,7 milioni di euro, e la Basilicata con meno 40,3 milioni. E veniamo ai numeri sul Covid. Ieri in Abruzzo si sono registrati 504 nuovi positivi, sono stati eseguiti 816 tamponi molecolari e 3063 test antigenici. C'è stata purtroppo una nuova vittima del Covid, mentre i guariti sono 84 in più e gli attualmente positivi 419 in più. 162 sono i pazienti ricoverati in area medica, numero invariato, e 7, quindi uno in meno, quelli che si trovano in terapia intensiva. Una notizia che farà felici gli appassionati di due ruote, ma sono certo ancor di più tutti coloro che desiderano scoprire nuovi luoghi in Abruzzo ed immergersi nella magica atmosfera dei borghi più belli d'Italia. Con queste parole Antonio Di Marco, presidente dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise, ha annunciato che nel trofeo Borghi in Moto 2022 la regione Abruzzo è prima classificata come visite nei borghi più belli d'Italia ed il borgo più visitato è il risultato Caramani
Panico Terme. Il prossimo 5 novembre nell'autodromo Marco Simoncelli a Misano Adriatico sarà ricevuto il premio del trofeo Borghi in Moto 2022 dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, d'Abruzzo e Molise, rappresentata appunto da Di Marco. E il sindaco Luigi De Acetis per il comune di Caramanico Terme riceverà lo stesso premio. Nell'anno in cui l'Abruzzo e Borghi di Abbateggio e Caramanico Terme hanno ospitato il 14° Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, dice Di Marco, ottenere anche questo prestigioso risultato in un'iniziativa punto di riferimento per tutti coloro che amano scoprire l'Italia nascosta in sella alla propria moto è una grande soddisfazione che conferma l'efficacia del lavoro di promozione turistica dell'intero territorio regionale che i borghi certificati di Abruzzo e Molise stanno mettendo in campo come associazione interregionale. Fare squadra significa portare risultati concreti, conclude il presidente dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia di Abruzzo e Molise. Solo così, dice, è possibile garantire ai territori una visibilità di qualità e nuove opportunità di sviluppo e di crescita. La crisi economica che sta aumentando a causa del caro bollette è sotto gli occhi di tutti. I rincari delle utenze di luce e gas rappresentano una vera e propria spada di Damocle sui nuclei familiari abruzzesi e sulle partite IVA. Ci arrivano centinaia di chiamate ogni giorno. Per me è svilente dover rispondere che in questo momento la Regione Abruzzo è impegnata nella discussione della nuova legge elettorale o che trova fondi per tutto ma non per offrire un aiuto concreto alle persone più in difficoltà. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, intervenendo sotto il palazzo della Regione a Pescara alla presenza dell'associazione Codice e di un gruppo di cittadini che hanno mostrato le ultime bollette durante la protesta andata in scena e organizzata dal Movimento 5 Stelle. Per un mare di verde e per Pescara, questo l'evento organizzato da Italia Nostra e altre associazioni a Pescara vicino all'area di risulta per dire no alla nuova sede della regione nello spazio antistante la stazione ferroviaria. Una giornata di eventi, dibattiti e 5 stelle, testimonianze anche con momenti di musica e teatro. Questa è la prima manifestazione di una campagna di eventi che abbiamo deciso di mettere in atto perché 34 anni fa, spiega l'ex amministratore e consigliere regionale Giovanni Damiani di Italia Nostra, si liberavano 14 ettari dell'ex sedime ferroviario e dell'ex stazione. La cittadinanza chiedeva che nella zona si facesse un parco centrale, un'occasione unica e irripetibile. La cittadinanza chiedeva anche che il nastro ferroviario divenisse una strada per ciclisti e pedoni. Questo secondo progetto è andato in porto anche perché anni fa, quando ero consigliere regionale, con un emendamento da me presentato evitammo che nell'area sorgesse una strada a scorrimento veloce e portammo invece quella che oggi si chiama strada parco. Queste le parole appunto di Damiani in questa manifestazione. E vi ricordo tra poco l'appuntamento con Speranza Meteo, poi alle 9.04 quello con Speranza Sport, insieme al collega Antonio De Leonardis, e infine alle 9.25 la nostra rassegna stampa. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.